Questo è un avocado. Guardate che bella pellaccia verdognola e rugosa. Se ne comprate uno abbastanza maturo, non come questo, perché questo è veramente duro come la mia testaccia, per aprirlo vi servirà soltanto un coltello. Ed ecco qua che spunta un seme grande come una pallina da ping pong, o meglio, come un occhio della testa, considerato quanto mi è costata questa bestiaccia. Ma non mi posso lamentare. L'avocado è il nettare degli hipster, il re dell'alimentazione healthy, il fulcro del poké, toast e sushi, nonché soggetto di peluche dal sorriso inquietante. In più, questo simpatico frutto tropicale cresce in ogni continente, all'infuori chiaramente dell'Antartide. Oggi continuiamo la nostra serie sulla storia del cibo, delineando le origini dell'avocado mania e cercando di capire perché, in fondo, questa bestiaccia non dovrebbe neanche esistere. Per fare tutto ciò, dobbiamo fare un bel salto indietro nel tempo. L'avocado è il frutto, meglio, la bacca della Persea americana, un albero sempreverde che appartiene alla stessa famiglia di alloro e cannella. Gli alberi del genere Persea fecero la loro comparsa nel Gondwana, il primo supercontinente terrestre. La Persea americana spuntò fuori invece all'incirca 23 milioni di anni fa, quando le enormi eruzioni vulcaniche del Neogene unirono il Nord e il Sud America e resero il terreno fertile anche per gli antenati botanici di mais, peperoncino e cacao. I primi avocado erano probabilmente aspri, neri e grandi come uova di tacchino, molto simili agli attuali criollo, una varietà che cresce spontaneamente in Centro America. Inizialmente, in mancanza di food influencer, ne andavano ghiotti i giganteschi mammiferi erbivori che hanno popolato il Centro e Sud America nel Pleistocene, tra i 2 milioni e i 12 mila anni fa. Questa megafauna comprendeva bradipi colossali lunghi fino a 6 metri e armadilli grandi come una Fiat Punto, che ovviamente necessitavano di ingenti quantità di energia. Il caso vuole che l'avocado fosse, ed è tuttora, una bella bombetta calorica. 320 calorie su 200 grammi, di cui 30 grammi di grassi. Secondo Charles Darwin, la frutta offriva agli animali i suoi zuccheri e la sua polpa succosa in cambio della sopravvivenza. In altre parole, tanta più frutta gli erbivori ingerivano, tanti più semi venivano espulsi dal loro corpo e sparsi in giro. Immersi nel concime più efficace del mondo, la pupù, quei semi avrebbero poi germogliato e dato vita a nuovi alberi. L'avocado non era da meno, eccetto per un piccolo particolare. Il seme dell'avocado è acidulo, leggermente tossico e ha proprietà lassative, perciò i mammiferi mangiavano il frutto intero e poi defecavano il seme praticamente intatto. Quel seme avrebbe dato vita a un nuovo albero, che a sua volta, aiutato dal clima favorevole, avrebbe generato un avocado dal seme ancora più grosso, adatto alle trachee degli erbivori giganti. Ed ecco a voi l'origine di questa palla da biliardo. Oggi però un seme così grande ha perso praticamente qualsiasi utilità. Sappiamo che nelle ultime decine di migliaia di anni la megafauna andò incontro a un'estinzione di massa. A quel punto gli avocado cominciarono a cadere al suolo senza che nessun animale potesse più mangiarli in un sol boccone. Di conseguenza i semi non vennero più dispersi in giro e fertilizzati. In teoria gli avocado avrebbero dovuto scomparire dalla faccia della terra. In teoria. Secondo la scrittrice Connie Barlow, trovare un avocado negli scaffali del supermercato è come assistere a una distorsione spazio-temporale. Si tratta di un frutto adatto a un mondo che non esiste più, di un vero e proprio anacronismo biologico, evolutivo. Se questa bestiaccia esiste ancora, lo deve infatti all'incontro con un animale ancora più ghiotto, pronto a coltivare frutta per sopravvivere. L'Homo sapiens. Alcune evidenze archeologiche certificano che gli abitanti di Messico e Perù hanno cominciato a nutrirsi di avocado criollo già 9000 anni fa, e che i primi alberi di Persea americana furono domesticati attorno al 5000 a.C. Come è avvenuto per la megafauna e per i nostri contemporanei, i centro-sudamericani apprezzavano particolarmente la corposità e il gusto dell'avocado maturo, nonché le sue proprietà nutritive. Spostandoci di qualche millennio in avanti nel tempo, i Maya consideravano l'avocado come un regalo degli dei, tant'è che uno dei loro testi sacri, il Popol Vuh, lo cita persino nel mito della creazione. Gli alberi di avocado, coltivati su ampia scala, venivano rappresentati in pitture e incisioni, e i loro frutti mangiati nel corso di importanti cerimonie religiose. Pian piano, avocado divenne sinonimo di ricchezza. Per la nobiltà azteca, mangiarlo voleva dire acquisire vigore. Non a caso, tra i tributi forniti ai regnanti aztechi dalle popolazioni vassalle di Tenochtitlan, la capitale imperiale, figurava proprio l'avocado. Basti pensare alla città di Ahuacatlán, il cui nome significa letteralmente dove l'avocado abbonda. Difatti, in Nahuatl, una lingua azteca parlata ancora oggi, il frutto della Persea americana si chiama Ahuacatl. Le teorie sul suo significato si sprecano. La più lineare e al contempo errata sostiene che gli avocado criollo fossero mangiati dagli aristocratici aztechi, poiché simili a dei testicoli, e quindi in grado di conferire forza e virilità. Da qui la convinzione che Ahuacatl significhi anche testicolo, e che qualche simpatico conquistador, divertito molto dalla cosa, abbia deciso di associare il termine alla parola spagnola abogado. Sì, avvocato.
Battute schifose a parte, non vedo la somiglianza tra uomo in giacca e cravatta e frutto. L'unica cosa certa in questa storia è che l'avocado ha avuto a che fare con gli spagnoli. Allora arrivo nel Nuovo Mondo, agli inizi del XVI secolo, gli esploratori iberici entrarono in contatto con un frutto dal sapore meraviglioso, la cui polpa sembra burro, che alcune volte indicavano come un fico, altre come una pera. La leggenda vuole che quando Hernán Cortés arrivò a Tenochtitlan nel 1519, sorprese Montezuma e famiglia a pasteggiare con un purè di avocado, pomodoro e cipolle, chiamato aguacamugli. Proprio lei, la salsa guacamole. Ovviamente ricetta fatta in casa da Benedetta. Ciao Benedetta! Fatto sta che gli spagnoli non erano stati invitati a farsi un bel aperitivo. I conquistadores notarono subito che gli alberi di avocado crescevano liberamente in natura in tutta l'America centro-meridionale e perciò non avevano bisogno di piantagioni, come nel caso di mais e cacao. Quindi, una volta soggiogato il continente, le autorità coloniali utilizzarono gli avocado come conveniente ed energetico rancio per gli schiavi. L'aguacate, questa la vera traslitterazione del frutto, fu esportato in patria, ma anche nelle Filippine, nei Caraibi e altri territori appartenenti alla corona iberica. Ormai avrete imparato la morale di questa nostra serie sulla storia del cibo. Prima o poi arriva sempre qualche anglofono a ficcanasare nel prato di qualcun altro. Nel 1655 una spedizione britannica prese possesso della Giamaica. I militari del re si accorsero che l'ormai ex colonia spagnola era costellata di alberi di avocado. Oltre che essere utile a sfamare gli schiavi, quel frutto era anche considerato una vera e propria privatezza. Nel giro di un secolo l'avocado venne così introdotto nelle Bahamas, a Cuba e a Barbados. Sul finire del Settecento raggiunse Australia, Nuova Zelanda e le Hawaii. Mancava soltanto l'ultimo pit stop, la commercializzazione di un prodotto a livello globale. E quindi torniamo ancora una volta a loro, gli Stati Uniti. Nel 1833 tale Henry Perrin, console e dottore statunitense, fece ritorno in Florida da Campeche, in Messico, dove il governo di Washington lo aveva spedito per vagliare la possibilità di introdurre piante tropicali sul suolo americano. Perrin portò con sé delle piantine di avocado criollo e cominciò a moltiplicarle tramite innesto. L'innesto, che oggi è il principale metodo di propagazione dell'avocado, è una tecnica che permette di fondere biologicamente due piante separate, innestando, per l'appunto, un ramo di una sulla base di un'altra, allo scopo di aumentare la produzione e o dar vita a nuove varietà ibride. Si tratta di una svolta cruciale per quella che sarebbe diventata l'industria mondiale degli avocado. Benché gli esemplari di Perrin non sopravvissero, a inizio Novecento altri entusiasti della botanica importarono semi di avocado da Cuba e presero a piantarli nel sud della Florida. I locali chiamarono il frutto alligator pear, cioè pera alligatore, e lo esportarono a New York, Philadelphia e Baltimora. Potete immaginare che con un nome del genere l'avocado non riscosse chissà quanto successo. Io l'avrei chiamato frutto della morte a quel punto. Le cose andavano meglio sulla West Coast, in California. Qui i primi coltivatori importarono nuovi semi di avocado dal Messico e, con la tecnica dell'innesto, diedero vita a una nuova varietà, la Fuerte. Come dà nome, l'avocado Fuerte, che tuttora esiste, resiste al freddo, ha una forma allungata e una buscia liscia e verde come quella di una zucchina. Nel 1905 un singolo avocado californiano poteva costare tra i 30 e i 50 centesimi di dollaro, che, calcolata l'inflazione, equivalgono a più di 12 dollari odierni. Non c'è da stupirsi, già all'epoca l'avocado, esotico e nutriente, era tornato ad ingozzare i ricchi. Considerato l'incremento della domanda di Fuerte, nel 1915 i coltivatori di avocado della California decisero di coordinarsi per posizionare il nuovo frutto sul vasto mercato statunitense. In primis serviva un nome appetibile, per alligatore fu scartato fin da subito. Aguacate, termine messicano, fu rifiutato per via dell'astio degli americani nei confronti di chiunque abitasse a sud del Texas. Così i produttori optarono per la definizione oggi diffusa in tutto l'Occidente. Avocado. Nel 24 nacque la prima cooperativa di produttori di avocado, la California Avocado Growers, abbreviata in CALAVO. Ad oggi la California produce circa il 10% degli avocado a livello mondiale e il 90% degli avocado statunitensi, seguita unicamente da Florida e Hawaii. Mentre CALAVO, che ormai è un'azienda, rappresenta gli interessi di circa 2600 dei 3000 coltivatori di avocado californiani e gestisce stabilimenti anche in Messico e Sud America. In ogni caso, individuato il marchio, serviva il marketing. Ed eccolo qui, il re del marketing, più o meno. Inizialmente CALAVO si fece riconoscere pubblicando ricette con l'aiuto di testate come Vogue, New Yorker e Vanity Fair. In 10 anni la cooperativa arrivò a valere $1 milione. E passata la Seconda Guerra Mondiale, complice il boom economico della West Coast, l'avocado entrò di diritto a far parte dei menù proposti da ristoranti e casalinghe, poiché si poteva facilmente abbinare a pane, insalate, uova e altre frutta. E anche al pesce, soprattutto proprio al nostro amico tonno di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Grazie al tonno importato dal Giappone, negli anni 70 Los Angeles diede vita ai sushi forse
più famosi al mondo, i California Roll. Esistono varie versioni sugli ingredienti originari della ricetta, ma gli storici del cibo concordano sul fatto che il California Roll dovesse contenere per forza il suo elemento principe, l'avocado. Dunque l'avocado verrà pure dall'America centro-meridionale, ma senza la mediazione statunitense, noi italiani non l'avremmo neanche visto con il binocolo. Non a caso la quasi totalità delle fonti che abbiamo utilizzato per scrivere un video su questa bestiaccia è in inglese e non saremmo mai riusciti a consultarle senza una minima buona conoscenza della lingua, che mi dispiace per chi odia le lingue, soprattutto l'inglese, è necessaria per fare un minimo di carriera nel mondo lavorativo o per capire come gira il mondo, quantomeno. Se quindi anche voi volete imparare a pronunciare correttamente nessun problema, per voi c'è Cambly, lo sponsor di questo video dal sapore fruttato. Cambly è una, che dico, la piattaforma di e-learning che vi permette di sostenere lezioni di inglese da remoto, quando, come volete e qualunque sia il vostro livello. Volete parlare di tonni avocadi con un madrelingua? No problem, scegliete tra i più di 10.000 tutor madrelingua disponibili in video chat integrata H24, 7 giorni su 7 in base ai vostri ambiti di interesse, ai vostri obiettivi e persino all'accento che volete padroneggiare. Potreste persino imparare a dire avocado come un vero americano. Avocado, avocado. Per di più, su Cambly potete seguire corsi per ottenere importanti certificazioni come lo IELTS, il TOEFL, magari l'esame vi tocca un testo di comprensione sull'avocado, chissà, e anche seguire lezioni di gruppo per acquisire maggiore confidenza nel parlato e nell'ascolto, il tutto a un prezzo imbattibile rispetto alle scuole di inglese tradizionali. Per cominciare, cliccando sul link che trovate in descrizione, inserendo il codice NOVA50OFF, avrete uno sconto del 50% su tutti gli abbonamenti annuali e la possibilità di svolgere una prova prima di procedere con l'acquisto. Ma torniamo al nostro bellissimo avocado. Tutto questo, caro mio, non sarebbe successo e non sarebbe stato possibile senza una precisa serie di eventi capitati al momento giusto. Il protagonista, in questo caso, è un postino del Wisconsin. Corre l'anno 1925. A un certo punto Rudolf Haas, originario di Milwaukee, ma impiegato presso l'ufficio postale di Pasadena, poco fuori Los Angeles, sì, dove c'è Sheldon Cooper, si imbatte in un annuncio che pubblicizza terreni con qualche albero di avocado fuerte in vendita a buon prezzo. Haas, che ha il pollice verde, non ci pensa due volte e ne acquista uno a La Habra, a est di Los Angeles. Non potendosi permettere semi della varietà fuerte, Haas ne compra un'altra che proviene però dal Guatemala, la Lion. Il postino vuol far crescere le piantine guatemalteche per poi innestarle sugli alberi già presenti alla Habra, dunque ibridare fuerte e Lion. Semplice lineare, tant'è che gli innesti hanno successo. Tutti, tranne uno. In 5 anni l'unico albero improduttivo continua a crescere, ma produce soltanto un frutto viola che marcisce in qualche giorno. Haas lo pota più volte e non lo sradica soltanto perché un certo Calkins, il suo innestatore di fiducia, gli suggerisce di aspettare e vedere cosa succede. Nel 31, alla fine, l'albero genera 6 frutti, dalla buccia spessa, scura, rugosa, ma dalla polpa cremosa. L'anno successivo, lo stesso albero produce 130 avocado inusuali. E lì Haas capisce che qual quadra non cosa. Haas si appresta a farli assaggiare ai colleghi dell'ufficio postale, poi li vende a un mini market di Pasadena che li mette sul mercato a un dollaro al pezzo. L'avocado burroso piace talmente tanto che nel 35 Haas chiede e ottiene un brevetto vegetale, il primo mai concesso negli States per un albero. La nuova varietà prende così il nome del suo creatore, Haas. Di primo impatto forse questo nome non vi dirà niente, ma lasciate che vi elenchi qualche dato. Nel 2022 in tutto il mondo sono state prodotte 8 milioni e mezzo di tonnellate di avocado per un mercato dal valore di quasi 15 miliardi di dollari. L'80% di tutti gli avocado coltivati annualmente sul pianeta Terra e il 95% di quelli prodotti in California appartiene proprio alla varietà Haas, che è quindi la più comune da trovare al supermercato. Si stima che in tutto il mondo esistano almeno 10 milioni di alberi di questa varietà, tutti derivati tramite innesto da quello originario piantato da Haas quasi 100 anni fa ormai. Purtroppo la storia del postino non è finita nel migliore dei modi. Haas non guadagnò mai abbastanza da lasciare il lavoro all'ufficio postale. Nonostante il brevetto e nonostante l'accordo con un vivaio di Pasadena per vendere piantine della nuova varietà, i coltivatori locali ne compravano una soltanto e la innestavano liberamente nei propri campi. Per di più, all'epoca, i brevetti negli States avevano durata per soli 17 anni. Haas morì nel 52, un mese dopo la scadenza del suo. Invece l'albero madre venne abbattuto nel 2002. Abbiamo già menzionato dei numeri, è vero, ma per comprendere l'incredibile effetto farfalla, che dico avocado, generato dalle scelte di Haas,
occorre citarne altri. Negli ultimi 20 anni la produzione di avocado a livello mondiale è più che raddoppiata e rispetto a quella del 1990 è addirittura quintuplicata. Vuoi per gli omega 3 contenuti nella sua polpa, vuoi per la sua fama di superfood o per la moda aesthetic del momento degli influencer su YouTube, l'avocado è destinato a diventare il frutto tropicale più venduto al mondo. A questo ritmo, entro il 2030 il suo valore di mercato raddoppierà fino a raggiungere i 30 miliardi di dollari e ne verranno prodotte circa 12 milioni di tonnellate all'anno. E come direbbero in quel di Roma, ma sti gran cazzo. Grazie Matteo, con più avocado in giro magari costeranno di meno. Sì, magari. Semmai il loro prezzo salirà ancora. Innanzitutto perché coltivarli non è affatto semplice. Per far sì che la varietà Hass venga riprodotta correttamente, le piantine di avocado sono conservate per un anno nei vivai. Una volta pronte vengono vendute e poi innestate negli alberi già esistenti. Si tratta di una clonazione, un po' come accade per le banane e, come già abbiamo detto in quell'episodio, la poca varietà genetica mette sempre a rischio malattia sia pianta che frutto, che perciò vanno curati con appositi trattamenti. A proposito di costi, c'è un altro motivo per cui l'avocado non dovrebbe esistere. Meglio, sarebbe preferibile che venisse coltivato in maniera più oculata e intelligente, e cioè il suo enorme impatto ambientale. Gli alberi di avocado, specialmente gli Hass, hanno bisogno di condizioni climatiche stabili e di un'enorme quantità d'acqua. In base alla disponibilità idrica della regione in cui cresce, un singolo avocado può richiedere 70 litri di acqua, quantità che già di per sé è 15 volte superiore a quella che serve per produrre un pomodoro. Per andare incontro a questi bisogni, nell'ultimo decennio i produttori hanno scelto paesi piovosi e umidi come Kenya, Indonesia, Vietnam. Tuttavia, in caso di siccità, quel singolo avocado potrebbe necessitare anche oltre 300 litri di acqua che proviene dalla sola irrigazione. E questo è un grande, che dico grandissimo, problema. La maggior parte degli avocado del mondo proviene ancora dall'America centro-meridionale. Colombia, Repubblica Dominicana e Perù, costantemente tra i primi 5 stati per produzione mondiale di avocado, hanno affrontato e stanno affrontando dei periodi di siccità senza precedenti. Nella provincia di Petorca, in Cile, le aziende agricole utilizzano tubature nascoste per indirizzare l'acqua dei fiumi verso gli alberi di avocado. Questa pratica ha causato siccità e costretto gli abitanti a usare acqua contaminata trasportata via camion. La California, che traina gli States nella top 10 dei paesi coltivatori di avocado, negli ultimi 3 anni è stata colpita da incendi, mancanza d'acqua e ondate di caldo infinite. Ovviamente di per sé l'avocado non ha colpe, per quanto generi introiti ultra milionari, però la sua coltivazione accentua situazioni già precarie, produce un frutto che è destinato unicamente a venire esportato. Ora prendete questo concetto, elevatelo all'ennesima potenza e otterrete il Messico. Oltre a essere la culla ancestrale della persea americana, il Messico è il primo esportatore di avocado al mondo, con una produzione annuale che ammonta un terzo di tutti gli avocado in circolazione. Del resto, Città del Messico sorge sulle spoglie dell'antica capitale azteca, Tenochtitlan. Al contempo, la mancanza di piogge fa regolarmente precipitare l'80% del paese in siccità. Per giunta, secondo il governo messicano, ogni anno almeno 20.000 ettari di foresta vengono abbattuti per piantare, guarda un po', avocado. E il 40% degli incendi nel paese è causato proprio dalla deforestazione. O meglio, dai deforestatori che appiccano il fuoco. Nulla di strano, in fin dei conti, un maggior numero di alberi vuol dire un maggior numero di introiti. E a noi italiani, com'è che arrivano questi cosi qui? Per via traverse. Lo zio Sam è di gran lunga il primo importatore di avocado al mondo, ma al secondo posto della classifica figurano, chi non ti aspetti, i Paesi Bassi, che allo stesso tempo sono il secondo esportatore proprio dopo il Messico. Molto semplicemente, Amsterdam fa da intermediario commerciale, cioè compra avocado da Perù e Cile e poi li rivende in tutta Europa. L'Italia importa proprio dai Paesi Bassi la metà dei suoi avocado. E c'è da dire, di recente, noi stessi, italiani, abbiamo cominciato a producerlo da noi, specialmente in Sicilia, nella zona dell'Etna, dove il clima è più caldo e il terreno più fertile. E non sarebbe male procedere su questa traiettoria, sia per l'ambiente che per il nostro portafoglio. Per arrivare fresco e intatto dalle Americhe, l'avocado compie lunghi, anzi lunghissimi viaggi in nave, ben refrigerato, azione che non solo porta all'emissione di gas serra, ma che porta anche a farne lievitare il prezzo. Pensate a un avocado che deve viaggiare dalla Nuova Zelanda fino al Regno Unito. Quel singolo frutto, da solo, contribuirà a generare 1,5 tonnellate di CO2. Non crediate sia finita qui, ci sono altre motivazioni per cui l'avocado, suo malgrado, non dovrebbe esistere. Dai, a fine video facciamo la pace. Dal 14 al 93 la Casa Bianca ha impedito che gli avocado messicani venissero importati negli States, questo allo scopo di proteggere la produzione nazionale. Ecco, la conseguenza più stramba di questo cambio di rotta è che da qualche anno, durante la fatidica sera del Super Bowl, cioè la finale di campionato di football americano, milioni di persone si ingozzano di salsa guacamole. Ogni anno, a gennaio, proprio in previsione del Super Bowl che si tiene a febbraio, gli Stati Uniti
Uniti importano dal Messico l'equivalente di 1400 space shuttle pieni di avocado. A preoccupare non è la tradizione in sé, ma quello che si cela dietro. Washington compra la quasi totalità dei suoi avocado da un unico stato federato del Messico, il Michoacán. Tra una sparatoria e l'altra, il Michoacán gode di un clima temperato, perfetto per produrre tutte le varietà di avocado, tant'è che rappresenta il 90% di tutta la produzione nazionale. Nel territorio dello Stato, un terzo della popolazione lavora nel settore agricolo, ma poco meno della metà degli abitanti vive al di sotto della soglia di povertà. Il che è assurdo, perché in teoria l'avocado dovrebbe renderli, non dico ricchissimi, ma quantomeno in grado di arrivare agevolmente a fine mese. Il fatto è che i proventi delle vendite se li intasca qualcun altro. Nello specifico, potenti cartelli della droga come la famiglia Michoacana, che supervisionano le coltivazioni di avocado, esigendo il pizzo dai contadini e uccidendo coloro che si oppongono, il tutto con il sostegno delle istituzioni, chiaramente. L'anno scorso, infatti, Washington aveva messo temporaneamente al bando le importazioni di avocado dal Messico. Se volete approfondire la questione cartelli messicani, vi rimando a questo mio vecchio video. Secondo Forbes, in gran parte dei casi, gli statunitensi acquistano avocado da aziende collegate al crimine organizzato. Basti pensare alla città di Tanisitaro, in Michoacán. Tra il 2006 e il 2015, quella che è considerata la capitale mondiale dell'avocado è stata teatro di una vera e propria guerra tra narcotrafficanti e popolazione locale, che ha causato più di 8.000 morti. L'Economist non usa mezzi termini. Fentanyl, armi e avocado. Ecco come i cartelli della droga messicani si stanno espandendo. Niente di nuovo, la criminalità fiuta il denaro meglio di tutti. Eppure per fare schifezze non bisogna per forza di cose essere dei narcotrafficanti. Nel 2020 la compagnia keniana Kakuzi, che opera a nord di Nairobi e dispone di terreni per la produzione di avocado che coprono una superficie pari a quella del comune di Firenze, è stata citata in giudizio per 80 casi di violenza nei confronti dei propri lavoratori. Kakuzi è una filiale della Camellia, azienda britannica che vende gli avocado keniani a supermercati come Tesco, Aldi, Lidl, che dal canto loro hanno prontamente ritirato le proprie forniture dal Kenya. Come disse qualcuno, a pensar male si fa peccato, ma considerato quel che succede con le banane, non fatico a credere che di casi come quello keniano ne esistano potenzialmente a decine, se non centinaia, pure nel nostro occidentalissimo continente europeo. Giusto qualche mese fa, alcuni coltivatori impiegati nel nord del Sudafrica per la Westfalia Fruits, la più grande compagnia produttrice di avocado al mondo, hanno lamentato riduzioni ingiustificate del loro stipendio e di venire sfruttati. Tuttavia, la notizia è morta sul nascere. E con questo per oggi, caro avocado, io ho finito. Ti ho distrutto, ma in realtà ti voglio molto bene. Più tardi ti spiaccichiamo e diventerai una bella guacamole. A ogni modo, questo video non vuole essere una crociata contro gli avocado, anzi. Milioni di persone campano grazie alle sue coltivazioni. Sicuramente parliamo di un frutto che inquina molto meno di altri alimenti e che, se mangiato in dosi moderate, fa anche bene alla salute. Se dico che non dovrebbe esistere, e questa affermazione la specifico per tutti quelli con l'acido citrico al posto della saliva che diranno appena entreranno nel video senza neanche guardarlo: oh, ma non si può mangiare nulla ora, sempre a lamentarti su sti video, voglia te. E perché, beh, in effetti, senza noi esseri umani l'avocado sarebbe scomparso. Fine. Tuttavia, proprio per questo, a non dover esistere, non è l'avocado, ma l'uso sconsiderato che ne facciamo, spesso per toglierci un vizio hipster da pseudo salutari. Quindi, ben venga acquistarlo da produzioni locali, bene anche comprarlo al supermercato, lo faccio anch'io come potete vedere, a patto che, come sempre, il cervello rimanga acceso. Per aspera ad astra.